dopo questa bella parentesi beatlesiana, cara Luisa, torniamo in diretta, perché siamo già in grado, grazie alla nostra solerte regia, di andare al prossimo collegamento, un collegamento che è la prima volta che riusciamo a metter su, perché siamo collegati con Vladimir Luxuria. Buon pomeriggio. Benvenuta. Salve, grazie dell'invito. Buon pomeriggio. Allora, fondamentalmente, oltre ai tantissimi discorsi che si possono affrontare con Vladimir Luxuria, noi siamo partiti in redazione dal fatto che nei giorni, nelle ore del cordoglio oceanico e più che variegato, subito dopo la scomparsa di un grande della televisione, della cultura italiana contemporanea come Maurizio Costanzo, il ricordo dell'incontro con Vladimir Luxuria, un incontro che all'epoca fece particolarmente scalpore, e quella frase con cui un po' tutti hanno titolato: non lo ringrazio perché mi ha reso famosa, ma perché mi ha reso una figlia. Spiego perché. Prego. Perché io mi ero trasferita a Roma quando avevo 19 anni per due motivi. Diciamo, il motivo ufficiale era quello per continuare i miei studi universitari, perché all'epoca non c'era una sede universitaria a Roma. In realtà il motivo fondamentale era perché a causa della mia diversità la città dove vivevo, Foggia, la sentivo abbastanza stretta, non è che mi accogliessero così bene all'epoca, adesso è tutto diverso, e quindi cercavo una città dove ci fossero degli spazi maggiori anche per le persone come me. E fui fortunata perché conobbi il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, cominciai ad organizzare delle serate di grande successo a Roma chiamate Mucca Assassina, fino al punto da essere notata da una persona della redazione del Maurizio Costanzo Show, ti sto parlando metà anni 90, sì, che mi invitò a conoscere appunto Maurizio Costanzo nel suo studio del Teatro Parioli. Io ero emozionatissima, conosco Maurizio Costanzo che mi invita alle sue trasmissioni, dove ci vado un po' di volte. Però diciamo che lui aveva notato, essendo un giornalista più che morboso, interessato alle vicende altrui, aveva notato che c'era un malessere in me dovuto al fatto che comunque a causa della mia identità sessuale, il mio trasferimento da Foggia a Roma, i miei rapporti con la famiglia si erano raffreddati. E io confidai questa cosa a lui e lui mi chiese: posso invitare tua mamma al Maurizio Costanzo Show? Sì, beh, invitala. Mi chiese il numero di telefono di mia mamma di casa. Io ero convinta che mia mamma declinasse l'invito. Ma certo, perché non era mai stata in televisione, timida, insomma, casalinga. Lui chiama personalmente casa, e quindi tu immagina lo stupore di mia mamma a sentire la voce inconfondibile di Maurizio Costanzo. Ma sarà Rostanzo, vero, non è un'imitazione. Non era Fiorello, no, che lo stava imitando, era proprio lui in persona, ed accettò l'invito. E io andai nel panico, perché io ho messo in conto che mia mamma rifiutasse l'invito. E quindi dissi: cavolo, adesso dovremmo affrontare questa questione davanti al pubblico, davanti a milioni di telespettatori. Ma andò benissimo, perché il mediatore Costanzo fu sensibile, fu molto bravo, riuscimmo a scegliere lì. E il rapporto anche con mia mamma migliorò, al punto tale che a fine trasmissione mia mamma disse: io auguro a mia figlia la felicità. Fu la prima volta che si può... Un po' disturbato. Grazie Maurizio Costanzo per avermi reso una figlia. È già la prima volta in cui sua madre le si rivolse così con mia figlia, quindi era andata via la comunicazione. Sì, ecco. Fu la prima volta... E fu per me una gioia quando le persone riescono a vedere oltre all'esteriorità, all'interno del cuore, è sempre una cosa bella. Ecco, questa è una testimonianza personale di assoluto livello. Poi la storia di Vladimir Luxuria la conosciamo fino al Parlamento della Repubblica Italiana, le esperienze televisive, mediatiche. Oggi quali sono i progetti intanto?
Sono direttrice artistica di un festival di cinema a Torino che si chiama L'Oversa, tematica LGBT+. A Torino, 8 aprile al 23 aprile. Dall'8 al 23 aprile a Torino, che tipo di rassegna sta organizzando? Con che direzione? Io sono direttrice artistica, sì. Un team, e invitiamo documentari, lungometraggi e cortometraggi da tutto il mondo, e avremo ospiti registi, attori di film che probabilmente si potranno vedere soltanto durante quella settimana a Torino all'Overseas Festival, grazie al Museo Nazionale del Cinema di Torino, che ha sede appunto nella Mole Antonelliana, che è il simbolo di Torino. Prima ci ha nominato Foggia, la sua città natale. Una settimanella fa è tornata sui banchi della sua scuola e immagino in un clima ben diverso rispetto a quando l'aveva frequentata. È cambiata quanto era giusto cambiasse la percezione delle cosiddette diversità? Più che tre banchi, io sono andata dall'altra parte, perché in cattedra. Sulla cattedra. Quindi l'emozione di stare dall'altra parte, nell'aula magna del mio istituto, il Giannone, dove ho studiato quando avevo 14 anni, dove ho anche sperimentato quello che all'epoca non aveva un nome, ma aveva una realtà, che era il bullismo, soprattutto da parte di quelli che non mi conoscevano. E devo dire che c'è stata un'accoglienza meravigliosa da parte dei docenti, della dirigenza scolastica, dei ragazzi e delle ragazze, straordinari. Questo è bellissimo, perché parlare anche di questi temi a scuola è importante, per fare in modo che nessuno si senta escluso dalla scuola, che nessuno percepisca la scuola come un ambiente ostile, per il diritto universale allo studio, per fare in modo che a nessuno passi la voglia di andare a scuola o peggio ancora di vivere. C'è un'altra questione abbastanza recente in cui ha fatto scalpore, poi per la semplificazione, lo strillo, chiamiamolo così, giornalistico. Luxuria difende la russa. Com'è andata quest'altra storia? Peraltro da ex collega, la conoscenza immagino sia datata parecchi anni, no? Personale con l'attuale presidente del Senato. Sì, ricordiamo che la russa aveva rilasciato un'intervista alle belle, dove aveva detto che se suo figlio gli avesse confidato di essere gay, a lui sarebbe dispiaciuto, ma comunque lo avrebbe accettato, ed era un po' come se avesse tifato un'altra squadra rispetto a quella che tifava lui. E magari ha sbagliato a dire il termine dispiaciuto, era un dispiacere, però immaginiamo la sorpresa della trasmissione. Comunque non è che ha detto lo mando dall'esorcista o dal psicologo o lo caccio di casa. Quindi, conoscendo personalmente, avendo conosciuto personalmente la russa, anche se siamo su due versanti diversi rispetto politicamente parlando, lui in un'occasione ha dimostrato di aiutarmi, perché c'è stata un'occasione in cui una persona trans di origine catanese, che era andata via dalla, un po' come sono andata via da Foggia, era andata via da Catania, era andata a Milano, e lì aveva cominciato la transizione, il cambiamento fisico, aveva trovato lavoro come estetista, aveva trovato un fidanzato, quindi la sua vita a Milano era abbastanza tranquilla. Lei aveva un buon rapporto con la madre, ma un pessimo rapporto col padre e col fratello, che infatti quando lei disse che aveva cominciato la transizione, che ormai aveva un aspetto femminile, il papà disse: se vieni a Catania io ti sparo. Quindi lei per molto tempo non ritornò a Catania, fino a quando seppe che la mamma aveva un brutto male, e in quel momento lei desiderò ritornare a Catania, ma non sapeva come fare, e confidò questa cosa a me, che mi chiese aiuto, ero parlamentare all'epoca. Allora io feci una ricerca e scoprì che il sindaco di quel paese in provincia di Catania era un pupillo di La Russa, per cui andai proprio dalla Russa e dissi: mi deve aiutare, e gli spiega la situazione. Lui organizzò col sindaco, con le forze dell'ordine, con i vigili, per fare in modo che questa persona potesse ritornare a vedere la mamma senza rischiare la vita, insomma senza rischiare l'incolumità fisica. Ma le cose andarono ancora meglio, perché in realtà in quell'occasione non soltanto
ha potuto riabbracciare la mamma, che purtroppo adesso non c'è più, ma soprattutto ha risolto il problema col padre, col fratello, che alla fine hanno accettato questa sua transizione. Quindi per questo motivo ti dico che comunque io la gratitudine è una virtù, è un sentimento che nutro, e non me la sarei sentita di dare la croce addosso alla Russia da questo punto di vista, pur magari avendo sbagliato i termini nel rispondere a quella domanda. Si è parlato molto, proprio con l'insediamento del nuovo governo, di timori nei confronti dei diritti, e del resto la discussione intorno al disegno di legge Zan nei mesi scorsi è stato un focolaio di tensioni tra le varie parti politiche. Oggi in Italia, dato che lo stiamo chiedendo a una pioniera delle battaglie per i diritti, che prima non c'erano, la situazione è dipinta un po' peggio o un po' meglio di quella che è effettivamente? Il peggior atteggiamento è l'indifferenza. Ho la sensazione che per questo governo noi non esistiamo. Siamo ritornati un po' ai tempi della vecchia Democrazia Cristiana, quella in cui non si parlava di omosessualità perché semplicemente non era una questione di cui occuparsi, c'è ben altro di cui occuparsi. Quindi probabilmente non toccheranno le unioni civili perché ormai sono entrate nel contesto culturale e nessuno le vede più come una minaccia. Però in realtà non faranno nulla per avanzare sul tema dei diritti civili, sul tema dell'omofobia, e per certe questioni anche andando un po' indietro, per questo continuo tirar fuori questo spauracchio della paura, dell'ideologia gender, dell'idea che le trans sono una minaccia per le donne, dell'idea che chi vuole parlare di omosessualità nelle scuole non lo fa per contrastare l'omofobia, ma perché vuole, tra virgolette, convertire adolescenti tutti etero. Questo lo trovo, questo sì, davvero un passo indietro. Ecco, proprio dal punto di vista politico, adesso che se ne può parlare in prospettiva dell'esperienza in quella legislatura in cui lei è stata eletta con tra le fila di Rifondazione Comunista, che cosa c'era di diverso una volta messo piede in Parlamento rispetto alle aspettative? Cosa ha funzionato e cosa no? E in generale, il bilancio a distanza di anni in prospettiva qual è, personale? Positivo. Cioè, io, anche se ho fatto solo 2 anni, perché la legislatura durò solo 2 anni, sì, io vengo ancora ricordata e chiamata, vedi, come oggi, da voi, in tanti talk show, in tanti dibattiti, per parlare ancora di temi politici. Quindi vuol dire che comunque non sono passata inosservata, non fosse altro per il fatto di essere stata la prima trans in un paese europeo ad essere stata eletta nel Parlamento. Non lo dico come un vanto, lo dico perché molte finalmente hanno sentito di poter avere una rappresentazione in Parlamento. Ho un bilancio positivo sicuramente perché ho imparato tantissimo, negativo per quello che riguarda, diciamo così, l'approvazione di leggi, perché io poi sono molto pratica, i tempi sono lunghissimi, fino a quando tu impari il meccanismo, commissione, i vari passaggi da una Camera all'altra, il governo è caduto e purtroppo non potuto realizzare nessuno di quei disegni di legge che magari avevo desiderio di poterli realizzare. Ma all'epoca i colleghi parlamentari che tipo di accoglienza le diedero? Pessima durante la campagna elettorale. Ricordo, Mastella che diceva è una cicciolina ridicola. Ottima alla fine della mia esperienza parlamentare, perché comunque si sono resi conto che non ero entrata lì per fare il circo, per offendere le istituzioni, per mancare di rispetto agli altri. Ho lavorato, ho il record di presenze e di votazioni. Lo stesso Mastella che ti diceva mi avevo salutato come una cicciolina ridicola, alla fine della legislatura mi ha chiesto scusa perché si è reso conto che io ero andata lì per lavorare e non per altro.
Infatti, quando lei prima ha detto no, è che è stata la prima, insomma, trans a sedere tra i banchi del Parlamento anche a livello europeo, io stavo proprio per dirle, non è solo quello, lei è stata sempre, io ho seguito all'epoca, insomma, la sua attività, lei è stata sempre molto impegnata, sempre in prima linea e con un impegno che, insomma, non tutti i parlamentari né del passato né del presente hanno avuto. Questo a me colpì davvero molto perché indubbiamente, no? Quando si presenta, si candida un personaggio, perché comunque lei in quel momento era un personaggio, qualche dubbio l'elettore ce l'ha, nel senso si chiede anche. Più che altro per dei trascorsi, già lasciamo stare Cicciolina, però anche altri trascorsi. Quindi, e invece io devo dire che io apprezzai tantissimo il suo lavoro. Intanto, vabbè, sicuramente la pensavo poi anche come lei in merito alla scelta politica, quindi già quello era per me positivo, ma devo dire apprezzai molto la sua grande serietà e veramente l'impegno con cui assolse a quel compito. Bisogna, allora, io ho lavorato tante volte nel mondo dello spettacolo, in discoteca, lì c'era un linguaggio, lì c'era un abbigliamento, però non è che sono stupida che se poi vado Ovvio. in Parlamento mi presento con le piume di struzzo. No, ma a parte l'aspetto, no? Cioè che è importante per carità, ma proprio perché alcuni, ma ripeto, anche tra i parlamentari sembra che a volte vadano, lei ha sottolineato, no? Che è stata sempre molto presente sia in termini di presenza alle sedute che di votazioni. Ecco, se andassimo a fare delle indagini ne scopriremmo di cose inquietanti in altri casi, insomma, ecco. Beh, io voglio avere la coscienza a posto. Possono criticarmi per essere di sinistra, possono criticarmi per essere trans, ma non mi devono criticare per essere una No, fannullona o infatti, no, per ma essere una di quelle che va lì solo per. le ripeto, No, io per. davvero ho apprezzato moltissimo il suo impegno. Ignata. Perché non c'è stato un seguito? Abbiamo persa. Cerchiamolo. Eccomi, Ah, eccoci, ok. eccoci qua. Sì, sono sul treno, lo Ah, spiego. a volte ci sono dei momenti No, di. sul treno, non sotto un treno, sul No, treno. l'importante è infatti Beh, sopra, insomma. sempre. Non... Col treno bisogna starci attenti con le preposizioni. La domanda era questa: perché con una legislatura che è finita in maniera innaturale, non c'è stata una riproposizione di questo lavoro che era stato impostato proprio da quella parte politica? Che ne ha avuti dei problemi, per carità, ma perché non è stata data continuità? No, in realtà ci sono state poi anche altre persone, penso a Paola Concia, penso a Zan, allo stesso Grillini. Diciamo, l'unica cosa che è mancata è che io ero una persona trans, quindi mi sono anche un po' preoccupata dei problemi proprio legati al fatto così sulla mia pelle avevo un. Diciamo così, delle motivazioni in più per poter parlare di certi temi. Ecco, oggi la persona di sinistra, Vladimir Luxuria, quanta fatica fa ad andare a votare, dato che siamo in argomento? Perché oggi è difficile trovarla alla sinistra. Guarda, confesso che l'unica volta in cui non sono andato a votare è stata alle ultime regionali nel Lazio. Ci credo perché era Perché non difficile. sopportavo l'idea di andare a votare sapendo di perdere, perché se tu non fai delle alleanze è chiaro che vai a perdere. Poi non riuscivo a capire perché il PD si era alleato con il Movimento 5 Stelle da una regione e con Azione dall'altra Sì, regione, cioè era infatti. veramente inspiegabile. L'ultima volta che invece sono andato a votare convintamente è stata alle primarie per votare la Schlein, che poi con mia grande sorpresa è risultata essere la nuova segretaria del Partito Democratico. Ci sarei arrivato chiaramente a questo nome, in generale al fatto un unicum, anzi una prima volta nella storia della politica italiana, c'è cioè una donna presidente del Consiglio da destra È e una una donna leader dell'opposizione. dell'opposizione a sinistra o centrosinistra. Detto proprio fuori dai denti, bisogna temere l'effetto contentino o quota rosa o davvero si sta smuovendo sta vecchia Italia?
credo che si stia smuovendo, perché appunto abbiamo la Presidente del Consiglio, la chiamo la Presidente, la Presidente del Consiglio. Ricordiamo che Vladimir Luxuri è in treno, quindi ogni tanto la perdiamo. Sì, prego, adesso la risentiamo. Anche la segretaria del maggior partito d'opposizione è una donna. Cioè, tutti insieme abbiamo fatto. Adesso aspettiamo la Presidente della Repubblica italiana donna e diciamo il cerchio si comincerà a chiudere. Qual è la per quella secondo me bisognerà attendere un bel po'. Se vogliono fare una cosa come Presidenza della Repubblica, se è troppo traumatico passare direttamente da un uomo di origine biologica a una donna di origine biologica, mi ci pongo io in mezzo. Quello sarebbe, a proposito di gesto di rottura, passaggio graduale, diciamo. ancora di più. Da elettrice di Elly Schlein, qual è la speranza che questa ragazza giovane, così diversa dai suoi predecessori al vertice di un partito come il PD, può portare? Tanto un maggiore spirito di alleanza con le forze più progressiste, le forze più vicine ai temi della disuguaglianza sociale, primis, e quindi mi auguro un nuovo corso. Poi se c'è qualcuno che se ne va dal PD perché ci si è spostati troppo a sinistra, ce ne faremo una ragione, ecco. Un'ultima e la lasciamo al suo viaggio in treno, ringraziandola per questo bello e vario intervento. Già più di qualche libro è stato firmato. C'è qualcos'altro da quel punto di vista che bolle in pentola? Sta scrivendo? Ho un'idea di un romanzo, e quindi la sottoporrò a delle case editrici e voglio ritornare alla scrittura. Sembra strano, ma proprio ieri stavo parlando proprio di questo. Ci hai colto, ecco. Allora c'era nell'aria, c'era un po' di elettricità letteraria nell'aria. E allora speriamo di poter presentare presto. Allora ci dobbiamo romanzo. Risentire. Assolutamente. Volentieri. Grazie di cuore, grazie, allora. Grazie davvero, grazie infinite. Grazie per niente. Grazie. Buon viaggio. A prestissimo, buon viaggio dal treno. La linea non era il massimo, ma i pensieri sono arrivati precisi e lucidi, così come la sua disponibilità. Vladimir Luxuria è stata con noi, partendo da quel bel ricordo così sentito e così profondo, proprio per il legame con la sua storia personale di accettazione dalla famiglia, poi portato sul pulpito televisivo da Maurizio Costanza, tutto il quando resto. Lo ha raccontato, è stata veramente una bella testimonianza. Eh sì, perché poi in questi casi c'è poco da fare, ormai il malvezzo molto social, ma anche televisivo, è morto tizio, parliamo di me, che è diventata una cosa del barbara veramente.